in a Piccata, driving it again, searching for the water, hoping for the rain, up and up, up and up. Matti da slegare qui su RKO, non è proprio l'ultima puntata, ma sicuramente quella che ci fa andare in vacanza in qualche maniera. Carlo Chicco in voce, insomma non sono solo ovviamente come sempre, ma c'è Piero Rossi che saluto e Annerita Sette, ciao. Ciao, buonasera a tutti. Ciao, buon pomeriggio. Un lungo percorso che ci ha portato a incontrare tantissime persone, e è stato interessante, anche difficile, a tratti difficile. E certe volte è drammatico. Adesso raccontiamo anche ai nostri radioascoltatori. A un certo punto abbiamo preso Carlo Chicco, che è una persona che sto imparando a conoscere come straordinaria. Ma adesso mi viene da ridere perché so già dove che vado a parare, voi non lo sapete. È una persona paura. Straordinaria, un animatore culturale di fascia eccellente, eccetera, eccetera. Che abbiamo preso e lasciato allo sbaraglio in balia di persone autori di reato dentro una stanza ad ascoltare le loro storie. Fascia protetta. Devo dire che ci abbiamo messo anche, come posso dire, un po' di perfidia, però era in contesto protetto perché comunque c'erano una serie di operatori e soprattutto le persone non erano in condizione di pericolosità. Io devo ammettere che, diciamo così, al momento ho avuto un attimo di così, perplessità, perché quando ho capito che appunto gli ospiti della REMS volevano, perché si vedeva che volevano stare con me nella stanza ma da soli, ho avuto un attimo, ho detto ma vediamo, in verità poi... Certo, ma noi sapevamo che ti facevamo un piccolo dispetto, però naturalmente ti abbiamo tra virgolette utilizzato perché, come posso dire, ti sei immolato sull'altare della divulgazione, nel senso che insomma sei un testimonial, un testimone diretto del fatto che queste persone sono persone, cioè esatto. Non sono quello che hanno commesso, ma è gente che ha bisogno di cure, e naturalmente questo lo diciamo con tutto il rispetto per loro, ma anche per le vittime di reato, come abbiamo sempre detto, perché i nostri sono discorsi deideologizzati, cioè li permettiamo in relazione a fatti concreti. Certo. Questa è una cosa che tenevo a dire, e l'abbiamo fatto per il tramite della vittimizzazione di Carlo Chicco. Ecco, fantastico. No, in verità è stato interessante, ero un po' provato alla fine perché chiacchierare con sette persone, mi hanno raccontato un po' tutte le loro storie, non è stato facile, quindi immagino il lavoro dei ragazzi che sono all'interno della REMS, che aiutano queste persone ogni giorno. Effettivamente poi quello che traspare anche dai loro racconti, dagli ospiti, è proprio il lavoro importante che hanno fatto, perché grazie a questo lavoro hanno cominciato a prendere una coscienza diversa di se stessi, e quindi credo che questa cosa sia molto importante. Quindi io ringrazio voi per questa esperienza, perché non l'avrei sicuramente mai fatta. Close enough to start a war. All that I have on the floor. Ma ci ha accompagnato Annerita. Esatto. Infatti Annerita, quando è entrata là, è subito stata riconosciuta come una di loro, non una di loro i pazienti, una sì, di loro sì, lo staff. E in quel contesto, diciamo, molto facilitante, ci siamo permessi questa operazione. Sì, ma poi è stato bello dar voce a loro e appunto far vedere, insomma, che sono persone che hanno bisogno di farsi riconoscere e ovviamente di non essere stigmatizzate come solo coloro che hanno commesso il reato, ma comunque persone che hanno voglia di riscattarsi. Quindi questa trasmissione radiofonica è questo che spero abbia fatto capire a tutti i radioascoltatori. Sì, ma c'è un'energia positiva che traspare da ogni puntata, a parte poi insomma quello che hanno raccontato i vari personaggi, no? Che abbiamo intervistato, ognuno con il suo carattere, il suo carisma, ecco, potrei utilizzare questo termine, però ripeto ancora, è stato molto interessante
come aveva già anticipato effettivamente il garante Piero Rossi, entrare nelle Rams, perché lì è stata una vera scuola, secondo me. E come dicevo in apertura, ovviamente adesso ci prendiamo una pausa estiva, ce lo meritiamo, e poi ritorneremo ovviamente per qualche altra puntata a settembre. Io non so se posso leggervi, perché sono arrivati un po' di messaggi da parte di ascoltatori, tra l'altro una cosa interessante, messaggi che arrivano un po' da tutta l'Italia e con insomma domande di vario tipo, quindi potremo anche approfittare questa puntata per dare delle risposte. Che dite? Sì, penso che sia l'occasione giusta per diciamo chiudere un attimino per l'estate, ma lasciando aperto anche per a settembre, insomma, quindi fare questa trade unions, chiudere questo ciclo con le domande che gli ascoltatori ci vogliono porre, perché non c'è stato questo interscambio, per cui è una cosa positiva. Hit the dance around about midnight. A gin and juice and he's a feeling fine. A come on morning, all sounds went up. Police, a man said the joint. Ci riproponiamo a settembre di avere una specie di ecco, potrei chiamarla chat in qualche maniera, per essere così istantanei nelle risposte. Io ho raccolto alcune di tutte le domande che sono arrivate, tipo per esempio c'è Luisa, credo che sia da Roma, che scrive: dai racconti di tossicodipendenza ho capito, dice, che spesso i soggetti vengono inseriti nei centri di riabilitazione ed è capitato dopo in una... sono capitati dopo di una REMS, ma un tossico, dice Luisa, che commette un reato è solo una persona che ha alterato i propri sensi, no? Con sostanze psicotrope, non è da considerarsi pazzo. Ecco, cosa porta poi queste persone in una REMS? Beh, intanto ci sono alcune piccole imprecisioni che naturalmente perdoniamo all'ascoltatrice, perché sono molto da addetti ai lavori. In Italia vige il principio della cosiddetta actio libera in causa, cioè una persona che dovesse commettere un reato perché o comunque insomma incline a farlo per via della circostanza di aver assunto della droga è assolutamente responsabile di quello che ha fatto. Altra cosa sono invece i reati legati allo stato di tossicodipendenza, per cui ci sono delle conseguenze penali. C'è chi dice che molta deflazione del sovraffollamento avverrebbe se questi reati fossero cancellati, cioè se fosse completamente cancellata la condotta tossicomanica, a prescindere dalla commissione di reato, come appunto penalmente rilevabile. Ma questo è un altro paio di maniche. Io credo che l'ascoltatrice si riferisse al fatto che una persona può essere contemporaneamente in crisi, diciamo, per la tossicodipendenza, ma anche diagnosticato come paziente psichiatrico. Questa è la cosiddetta doppia diagnosi, che è una cosa su cui si discute moltissimo, cioè nel senso che non sai se è nato prima l'uovo o la gallina, nel senso che non sai se una persona è diventata pazza a furia di assumere droga o si induce a consumare droga per via di una psicosi o di una malattia mentale. In un caso o nell'altro, nel senso che è poco importante questo aspetto eziologico, cioè causalistico, il tutto si traduce nel fatto che le persone vengono prese in carico da questo o quell'altro sistema a seconda che prevalga una dimensione o l'altra. E in ogni caso la circostanza per cui questa persona era in una REMS, nell'espiazione di una misura di sicurezza, era determinata esattamente dal fatto che questa persona, in stato di tossicodipendenza, con una malattia psichiatrica, aveva comunque commesso un reato, perché la REMS, ci dobbiamo sempre ricordare, è un luogo comunque di espiazione di pena, seppure all'interno di una presa in carico, o meglio, sono persone che comunque sono autori di reato. La riforma che ha comportato la chiusura degli OPG, degli ospedali psichiatrici giudiziari, ha determinato che sia prevalente definitivamente il profilo sanitario clinico, ma le persone stanno lì perché hanno commesso un reato. E in questi casi sono probabilmente in condizione di doppia diagnosi. I'm broke but I'm happy. I'm poor but I'm kind.
Sì, tra l'altro credo che ci sia un paio di domande molto simili. Per esempio, c'è Luca che capita che un soggetto che sia entrato in un REMS non in condizioni, lui dice, siamo una domanda un po' strana, però non in condizioni di pazzia, ma lo diventi in seguito? Oggi no, ieri sì, perché ricorderete la trasmissione dedicata all'esperienza di Nicola Graziano, no? Il magistrato, sì. Paziente 001. E quello che è successo prima della legge Basaglia, anche senza, diciamo, coinvolgimenti in attività penale, determinava che alcune persone venivano tolte di mezzo, certe volte anche per iniziative familiari, per ragioni di scandalo, e con la scusa che potevano essere pericolose a se stessi e agli altri, anche se in stato di sanità mentale, in un contesto molto nebuloso, con tantissimi coni d'ombra, poteva certo capitare che una persona magari un po' bizzarra poi finisse per diventare pazza del tutto, insomma, in quei contesti. Ma insomma, grazie al cielo stiamo parlando, oddio, non è che stiamo parlando del Giurassico, è la roba certo, che certo. Ci interessa perché avveniva soltanto 50-60 anni fa, che sono un'inezia, però grazie a Dio queste cose non accadono. Ora c'è invece Gianfranco, credo che non ho capito bene se dalla Sicilia, perché insomma, però Gianfranco insomma ha una domanda un po' più ostica, nel senso che lui chiede ecco, quanto nelle cure imposte, lui proprio utilizza questo termine, imposte nelle REMS, gli psicofarmaci utilizzati per il trattamento siano invece nocivi e aumentino le condizioni di confusione mentale dei soggetti, che in verità non lo erano così tanto prima. Ma là è tutta una roba di equilibri e di, però su questa cosa qua tiro il tiro mancino e passo la palla a Anarita. Allora, rispetto alla terapia, ovviamente il discorso REMS, per come è stata pensata, nel senso che ha un'equipe con un medico psichiatra 24 ore su 24 che monitora costantemente la situazione psicopatologica dei soggetti, non può accadere. Poi insomma la farmacologia di oggi è una farmacologia ben studiata e ben provata, quindi non può, non si può pensare che un farmaco faccia l'effetto contrario di quello che per cui è stato pensato. Inoltre, durante il percorso in REMS, ovviamente, l'obiettivo è quello di trovare la terapia più giusta affinché venga conciliato tutto quello che possono essere gli effetti collaterali che gli psicofarmaci causano inevitabilmente, con una buona qualità di vita, per cui è completamente il contrario di quello che dice il radioascoltatore. Ok, perfetto. Io poi Se posso integrare, Annalisa, non certo per correggerla, perché volevo anche spiegare che la differenza sta proprio nella visione culturale, oltre che scientifica, della presa in carico. Cioè, voi nella REMS non avrete mai una pura e semplice somministrazione di farmaci. Avrete un percorso che riguarda comunque la riabilitazione, la psicoterapia, percorsi di presa in carico più completi possibili, compresa anche la socializzazione, il fatto di stare insieme, che sortisce sostanzialmente un contenimento dei danni collaterali possibili della farmacologia, che come diceva Anarita ha fatto comunque passi da gigante, e che poi nella sapiente somministrazione e prescrizione dei medici naturalmente sortisce i suoi effetti. Il problema qual è? Che invece questo, che è una sorta di visione paradisiaca, senza alcuna ironia, si scontra con invece l'inferno che vive un soggetto psichiatrico in carcere, perché in realtà non è stato dichiarato incapace di intendere volere al momento della commissione del reato, o comunque è in una condizione di sofferenza e ancora in osservazione, perché invece in carcere tutta questa cosa qua è una pia illusione. Cioè, noi non abbiamo servizi strutturali che consentono la psicoterapia, la presa in carico. E quindi che succede? Che molte volte avrete sentito parlare, no, della camicia di forza in forma di farmaco. E magari somministrano una dose da cavallo che tiene una persona sotto controllo e tu lo vedi inebetito, e certamente quella non è una cura, quella è semplicemente la riduzione all'inoffensività.
Visto gli ascoltatori sono molto colpiti da questo aspetto, no? Anche se per esempio c'è questa domanda che è specifica probabilmente per Annalita, perché dice Enrica, che sono sicuro che viene dalla Sicilia perché c'è scritto Enrica da Catania, quindi dice un plauso a tutti quelli che si sono raccontati, quindi insomma durante le puntate, quindi dalle psicologi ai terapisti, gente che ogni giorno si impegna a gestire situazioni difficili. Ecco, ma quanto queste persone ne risentono a livello psicologico? Non c'è pericolo che ne risentano proprio loro, che dovrebbero recuperare tali soggetti? Annalita. Effettivamente il carico emozionale o il carico comunque tutto quello che viene vissuto nella presa in carico di questi ragazzi non è indifferente, però grazie al fatto che c'è una bella equipe all'interno di queste strutture, che comunque c'è una sorta di supervisione, viene garantito, insomma, si evita in qualche maniera il cosiddetto burnout che potrebbe colpire gli operatori sociali, gli operatori che lavorano all'interno delle strutture. Inoltre vorrei dire tutto personale specializzato che è formato per far fronte a queste situazioni, senza mettere da parte poi il discorso che vedere i risultati e quindi vedere migliorare queste persone comunque aiuta e difende da eventuali momenti di crisi, diciamo. Ho capito. Un paio di domande, Fabrizio, che bene o male avete già risposto, perché sempre su questa questione degli psicofarmaci, perché lui dice ho alcuni amici che fanno uso di psicofarmaci per uso terapeutico, calmanti per esempio, ho notato che la loro percezione della realtà è cambiata nel tempo, non mi sembrano più le stesse persone, come se fossero appunto un po' pazzi, no, stonati. La mia domanda appunto è quanto sono pericolose queste medicine tra virgolette, non sono da considerarsi nocive invece che curative se assunte troppo o in tempi prolungati? Forse bisogna... Beh, se posso dire qualche cosa su questo, penso che possiamo tranquillamente essere complementari, Narita. Bisogna anche stabilire in quali momenti queste persone vengono incontrate. Guardate, qualunque somministrazione di farmaco, anche quelli diciamo in fisiologia, non necessariamente in psichiatria, non necessariamente in psicologia, in psichiatria, hanno bisogno comunque di correzioni continue. E hanno bisogno anche di risposte controllate da parte dell'organismo, che si resetta di volta in volta sulla base dell'assorbimento, e sono anche una serie di equilibri. Pensate all'equilibrio tra la sostanza psicotropa e l'ansiolitica e l'antidepressiva, cioè sono tutte sostanze che vanno in equilibrio tra loro, e tante volte alla cura psicoterapeutica si deve associare comunque l'utilizzo di farmaci per recuperare, come posso dire, una compensazione ed evitare il sintomo curando il male. È come quando vai dal dentista, l'antinfiammatorio, certo. Ti tocca se vai con il dente infiammato e la faccia deformata. Prima si cura il sintomo e poi si incomincia a lavorare sulla carie o sul nervo, insomma, quello che è. Infatti, quello che ho imparato in tutti questi anni, vedendolo sul campo, è proprio questo, quello di lavorare prima sul sintomo e quindi acquietare il sintomo, che sicuramente è l'elemento più disturbante di tutta la patologia, perché non ti permette di essere a contatto con la realtà, e se non si somministra il psicofarmaco non si può poi lavorare su tutto quello che è la terapia, la risocializzazione, tutto quello che è il discorso della psicoeducazione, perché rimane così tanto forte il sintomo che non si riesce proprio a lavorare. Quindi gli psicofarmaci sono fondamentali, specialmente nella prima fase, quindi poi pian piano vengono aggiustati, scalati, vengono resi più personalizzati in base al soggetto, perché poi bisognerà anche capire come il soggetto risponde. La medicina non è standard e non è per sempre in quella maniera, con quella quantità.
può essere aggiustata, può essere modificata, proprio perché si deve fare in modo che la persona possa condurre una buona qualità di vita. Io ripeto sempre questa parola perché è quello a cui si mira. Comunque la patologia c'è, comunque la situazione psicopatologica non si può eliminare, ma con i farmaci e la giusta presa in carico si può andare avanti tranquillamente. Ovviamente c'è bisogno di fare il percorso personalizzato per ognuno. Certo, certo. Sì, poi tra l'altro l'abbiamo visto anche attraverso le interviste che abbiamo fatto, insomma, che ci sono tante attività all'interno delle REMS che coinvolgono in prima persona ogni soggetto, ogni ospite, e queste attività aiutano tantissimo, secondo me, e poi quello che traspare anche dai loro racconti, no? Quanto siano, ecco, cambiate probabilmente le cose da OPG, dalle CRAP fino alle REMS, e quanto sia più, ecco, umanizzata, ecco, la situazione. Io voglio leggere l'ultima domanda di Maria Luisa, che chiede: ho un amico che ha vissuto l'esperienza della REMS e grazie al super lavoro, dice, dello staff, è riuscito a tornare ad una vita normale, o quasi, dice lei. Quindi grazie a tutte quelle persone che ci credono e si impegnano ogni giorno per far sì che alcuni miracoli accadano. E quindi questa è una cosa molto bella. Lei dice però, ma quante persone, ecco, sono stata fortunata, però quante persone ci riescono? Quante veramente? Quali sono le statistiche? Ma intanto volevo anche spiegare che, dando significato alle parole, magari inconsapevolmente l'interlocutrice ha utilizzato una parola dentro cui c'è la chiave di tutto, quel po' quasi. E intanto, non per far cadere nell'oblio, nella contraddizione tutto quello che abbiamo detto, intanto non stiamo parlando di scienze esatte, per cui potrebbe esserci qualcuno che si ispira ad altri modelli teorici di riferimento, che naturalmente non dobbiamo fare, commettere l'errore di utilizzare in maniera politica, che potrebbero anche spiegare che non sono d'accordo con noi. Ma in linea di massima, fare dei punti di equilibrio sia dal punto di vista dottrinario, disciplinare, scientifico, e sia di volta in volta quando si parla di casi. Ci sono delle situazioni nelle quali si può ripristinare un punto di equilibrio quasi totale. Noi dobbiamo entrare nell'ordine di idee che ogni sforzo, malgrado si dovesse trattare in parte di una fatica di Sisifo, deve essere comunque compiuto per raggiungere quella qualità della vita di cui parlava Anna Rita. Ci saranno delle volte che ci si fermerà ad un livello, delle volte che ci si fermerà ad un altro, ci si deve provare. E quando le malattie sono curabili, la cura non ha a che fare soltanto con la somministrazione del farmaco, o soltanto con la psicoterapia, o soltanto con la presa in carico, o soltanto con un'empatia certo, fortissima, come di chi sposa una causa in maniera amorevole e incondizionata. Bisogna entrare nell'ordine di idee che bisogna essere bravi e fortunati. Punto, e poi tra l'altro noi abbiamo anche altre puntate da fare ascoltare ai nostri ascoltatori, perché ci sono ancora degli step da affrontare, ci sono anche delle nuove idee, però non possiamo anticipare nulla, vero Anna Rita, perché non si sa mai. Esatto, però sicuramente poi insomma ci ritroveremo dopo l'estate con qualche altra puntata appunto di Materia Slegare. Invitiamo gli ascoltatori comunque in ogni caso a scriverci, quindi metterò da parte tutte le domande, così magari quando torniamo ritorneremo a rispondere, anzi tornerete, perché voi siete quelli più competenti a rispondere alle varie curiosità. È interessante che arrivino un po' da tutta l'Italia, quindi è un argomento sentito un po' da tutti. Andrete in vacanza voi? Non per il momento, per quello che mi riguarda. Spero di farla, però più in là. Intanto, Carlo, se è possibile, come si diceva una volta, per un prossimamente, come si diceva, gli antichi parlano così, volevo più o meno tratteggiare le macro, senza spoilerare, ma lo spoiler non è possibile, è una misura in cui, ripeto, anche noi non sappiamo preciso dove stiamo andando a parare. Però insomma ci misureremo con
altre esperienze di riabilitazione, alcune anche particolarmente arricchenti, di gente che ha provato altri esperimenti televisivi, di festival dedicati, di manifestazioni di espressione, di libera espressione del pensiero e della espressività artistica degli ospiti. Parleremo col Collegio del Garante e avremo anche una interessante lettura. Un'altra cosa che è al centro del dibattito odierno, cioè la possibilità di superare il cosiddetto doppio binario. Un progetto di legge, una proposta di legge che di utilizzare il processo come elemento terapeutico di responsabilizzazione, di messa di fronte alla realtà dei fatti commessi, e verificare se questo non possa essere appunto un elemento terapeutico. Abbiamo un precedente nel processo penale minorile che viene definito processo finalistico perché è un processo della responsabilizzazione. Questo potrebbe lanciare ulteriormente il cuore oltre l'ostacolo e verificare se per caso non si possa superare completamente questa doppia velocità, appunto questo che viene definito tra i detti lavori il doppio binario. Ok. Questo lo vedremo con Franco Corleone. Perfetto, perfetto. E a questo punto, insomma, io ti ringrazio Piero, ringrazio anche Anna Rita, ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato a queste prime puntate di Matti da Slegare, dagli addetti ai lavori agli ospiti delle REMS, e poi ovviamente, insomma, tutti gli ascoltatori possono seguire le evoluzioni attraverso i nostri canali social, la nostra pagina e quant'altro, e l'appuntamento è rinviato, diciamo, a settembre prossimo. Speriamo anche di ripercorrere momenti emozionali, magari acquisendo degli iscritti, parlare un po' di narrazione, anche con l'aiuto di Teresa Ludovico, che è stata una straordinaria interprete di alcune letture belle, importanti e godibilissime. Esatto, esatto. E a questo punto io vi saluto, salutiamo anche tutti gli ascoltatori, quindi alla prossima, ok? Grazie, grazie, grazie Carlo. Ciao Anna Rita. Buone vacanze a tutti, ciao a tutti.